pittore bolognese Alessandro Tiarini rappresenta un passo tratto dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, il momento in cui la madre Armida, che era stata abbandonata da Rinaldo, tenta di darsi la morte con un dardo acuminato, ma viene fermata dall'impetuoso sopraggiungere dell'amato stesso. Il testo letterario era stato più volte affrontato dal Tiarini in vari momenti della storia. Questo dipinto diventa paradigmatico proprio per la sua irruenza, per la sua forte carica drammatica e sensuale, la sua forza naturalistica che Alessandro Tiarini aveva appreso frequentando e studiando i dipinti di Ludovico Carracci. Malvasia dice che prima di dare inizio all'opera leggeva ben bene il testo e poi scherzava anche con gli aggiunti, cioè cercava di trovare quei particolari che potessero in qualche modo dare ancora più forza al racconto. Anche in questo caso il dipinto rende pianamente quella che è l'atmosferica poetica di Tasso, cioè questa sottile vena malinconica amorosa, però caricata in senso, in questo caso, fortemente barocco. Infatti Tiarini rappresenta quell'idea tassesca appunto del contrasto tra la punta acuminata del dardo con la splendida mollezza del seno candido, però la carica attraverso questa composizione in diagonale che sembra quasi venirci addosso, la carica di questa tensione erotica che supera di gran lunga quella che era la malinconia tassesca. La maga vinta aveva già deciso di uccidersi e, come dice Tasso, strale scegliea il più pungente e forte, già tinta in viso di pallor di morte, quel pallore che noi vediamo appunto ripreso da Tiarini. Ma quando sopraggiunge di Rinaldo e da tergo ei se la venta e il braccio prende, che già la fera punta al petto stende. Quindi Rinaldo da dietro l'ha fermata proprio nel momento in cui lei sta per configgersi la punta. Ma ella cadea, quasi fiore mezzo inciso, piegando il lento collo. E cedendo tutta lungo la diagonale del melodrammatico gesto, lei si abbandona nelle braccia di Rinaldo. Ei la sostenne e intanto al bel sen le rallentò la gonna. Quindi Tasso stesso dice che lei si apre la veste, ma in questo caso Tiarini, diciamo, la apre in modo molto abbondante per accentuare appunto l'erotismo del seno. Mai si era visto un seno così apertamente mostrato. È la stessa appassionata retorica espressiva che noi ritroviamo anche nella stupenda decorazione della Basilica della Ghiara a Reggio Emilia, di cui Tiarini era stato uno dei protagonisti.